avevo letto di loro perché era un'associazione laica che si occupava di adozioni a distanza e soprattutto si occupava di adozioni di bambini che rimanevano nella loro terra anche con la loro famiglia, quindi non c'era questa cosa anche a volte difficile, no, da gestire, della letterina che ti manda il bambino a casa e ti dice oh come sto bene, grazie, insomma diventava poi, quelle cose lì sono sempre un po' rischiose, invece era un aiuto silenzioso a dei bambini che comunque sono in posti del mondo dove si vive con fatica, che hanno una famiglia oppure non ce l'hanno, comunque hanno gli aiuti loro, le scuole, gli istituti, i centri, quindi niente di particolarmente sconvolgente. Poi un aiuto silenzioso, anzi io lo consiglio, non è una cosa molto impegnativa, cioè io adesso non mi ricordo neanche più bene quanto è al mese, 21 euro al mese non mi sembra niente di così sconvolgente, però almeno insomma dai un piccolo aiuto ad un bambino in un'altra parte del mondo che non conosci, ma poi è carino perché loro ti mandano una lettera, invece loro, l'associazione, in cui dicono il bambino sta facendo questo, quell'altro, la scuola va male, va bene, la famiglia ha ancora difficoltà, eccetera, e ti mandano la fotografia. Io ho iniziato tantissimi anni fa, il mio bambino ha 18 anni, ha avuto a un certo punto 18 anni, perché come tutti quanti, e quindi è iniziato che era un bambino magrolino, stitichino, è diventato un tronco di pino, voglio dire, notevole, con i baffi, e quindi a un certo punto loro mi hanno detto forse è giunto il momento di cambiare, perché ha raggiunto la maggiore età, fa il meccanico, è sempre stato un... Quanti anni ha tuo figlio? Così magari lo faccio conoscere, sono 18. Ah, 16 anni. Beh, 16 anni, 12 anni, perfetto. Sono già pronti per riprodursi.